Eccoci qua, siamo ritornati. Allora, come vi siete confrontati? Partiamo nuovamente dalle donne, facciamo per condicio al gentil sesso, così si contenta Martini. Come è andata dal punto di vista di tutte queste nuove tasse imposte di questi ultimi 2 anni? Proprio l'altro giorno in conferenza stampa Fulani ci si evidenziava come la seconda commissione era praticamente convocata un giorno sì, un giorno anche, ancora un po', proprio perché c'erano tutti questi problemi. Qual è stato il rapporto tra voi e i cittadini? Perché molto spesso anche gli uffici non sapevano cosa dire. Esatto, io non faccio parte della seconda commissione, però devo dire che i cittadini si sono rivolti a me con delle numerosissime lamentele in tutto questo percorso che riguardava le tasse. Uno, perché con tutte queste tasse effettivamente era andata via la tredicesima e le persone che avevano avuto un attimo di respiro non riuscivano più a portare avanti tutte le cose che si erano prefissate perché tartassati dalle tasse. E poi per queste complicazioni proprio date dalle normative che cambiavano di giorno in giorno, le persone non riuscivano veramente a capire a chi rivolgersi, come rivolgersi. Infatti ci sono state queste code notevoli ad esatto, e anche a 2 giorni dalla rata di scadenza, dalla rata IMU di scadenza, le persone si sono rivolte ad esatto per avere delle informazioni, perché non sapevano effettivamente la quota che dovevano versare. Si sono trovate delle file anche di 4-5 ore e lì sono scattate veramente delle lamentele e dei disagi terrificanti. 2 giorni prima, esatto, mi sembra l'ora di pranzo, ha indetto assemblea sindacale, creando veramente dei disagi notevolissimi ai cittadini. Questi cittadini poi si sono sentiti dire che tramite smartphone o su internet potevano risalire a quella che sarebbe stata poi la rata da pagare, ma ho posto anche la domanda, ho fatto un'interrogazione all'assessore al bilancio Montesano, che poi non era quel giorno presente in aula, anche se in genere è presente sempre, devo dire a suo favore. Vorrei sapere quanti cittadini si sono avvalsi della rete civica per scoprire qual era la rete. Che poco organizzata, forse da questo punto di vista qui, esatto, non brilla per comunicazione. Lo stesso De Caglia, mi ricordo, molto spesso dice questa giunta ha un problema che non sa comunicare, esatto, poi che non fa parte ovviamente della giunta, però insomma no, c'è un problema. C'è un problema, ma secondo me è un problema in entrambe le direzioni, ovvero che forse qualche volta si difetta di comunicazioni, ma anche perché poi, soprattutto negli ultimi anni in questo paese, sono in primis gli uffici del comune che non sanno un po' che pesci pigliare, perché cambiano le regole di giorno in giorno e pertanto sono in difficoltà addirittura i tecnici. E poi ovviamente quando uno ti chiede dei dettagli, perché alla fin fine quando una persona, un cittadino si rivolge al consigliere comunale, pone la sua questione personale molto specifica, molto dettagliata, e tu sai le cose a grandi linee, in linea generale, e poi per rispondere su quello specifico argomento devi appena informarti tu stesso, e capita che poi sono gli stessi uffici che non ti sanno dare la risposta precisa. Esatto, perché, però, esatto, non è, mai, è vero, mai, è vero. Cioè, in questo caso, da poi io dico, boh, signori, non arriviamo, spostiamo di un mese. No, però dicevo, in ambo le direzioni il difetto di comunicazione, perché spiace dirlo, ma c'è sempre più gente assolutamente disinformata, perché non legge i giornali, non segue i telegiornali, posso anche capire i motivi, ma comunque arriva gente che non ha idea di cosa si tratta una determinata tassa imposta, come funziona. E pertanto è anche vero, c'è un però problema. Che la politica a monte, cioè Roma, che sì, no, anziché nelle cioè, scuole, anziché fare quello cazzate, che i cittadini devono capire, i cittadini devono capire che alla fin fine dal punto di vista amministrativo e istituzionale il comune è l'ultima ruota del carro, che spesso è il primo a subire le scelte fatte a Roma. Sull'IMU ci sono state
svariate interpretazioni tra i vari comuni. C'erano grossissime differenze sulle risposte da dare ai cittadini su cosa si poteva e cosa non si poteva fare, su che abitazioni si poteva differenziare e quali no. Fra l'altro le interpretazioni cambiavano anche nello stesso comune, anche a Trieste, tra un anno e l'altro. Pertanto cioè, è ovvio che i cittadini che sono più disinformati rispetto a un consigliere che deve affrontare una delibera su quel tema, è ovvio che si rivolgono ai consiglieri per avere chiarimenti, che però capitava spesso, spiace dirlo, ma lo ammetto tranquillamente, nemmeno noi potevamo dare una risposta certa. Ma perché non c'era assoluta chiarezza, non, gli uffici stessi non potevano dare una risposta certa. Senti Manuela, l'ex assessore al bilancio, il buon Giovanni Ravidà, che purtroppo non c'è più, se no probabilmente questo avevamo lui sindaco, o sarebbe stato uno dei palpabili prossimi candidati a sindaco, io mi ricordo lui disse con questa riforma non avremo più sicurezza di niente, infatti vediamo che i bilanci preventivi anche non poi li facciamo il 30 gennaio per il 31, certo. L'anno prima. No. Su questo è in difficoltà grandissima tutta la parte sociale, perché una volta si davano aiuti anche di 400-500 euro al mese, adesso il comune di Trieste te ne dà 200 euro proprio nei casi più estremi, e anche lì non sai mai esattamente quando, come, dove, perché cioè, c'è una difficoltà oggettiva proprio. Abbiamo cambiato il sistema dicendo che si andava in meglio per responsabilizzare le amministrazioni. Invece mi pare che l'unico effetto che abbiamo avuto è che dai dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti di sportelli, ai consiglieri comunali, che di fatto non hanno neanche più potere, perché il potere ce l'ha Dio denaro. Però in questo caso voi siete completamente, sì, siete là, ma quasi a stare con le braccia, non so che fare. Su certe cose effettivamente si è con le mani legate, si tanto parla di assistenza domiciliare, si vuole tanto evitare dei ricoveri impropri, invece purtroppo la gente alla fine è sempre costretta a rivolgersi all'ospedale, e anche lì non apriamo il tema, ma con tutte le problematicità che ci sono, con ore e ore e ore in pronto soccorso, con dei disagi notevolissimi anche in questo caso per i cittadini, e che chi effettivamente non ha la possibilità economica per rivolgersi a un ente privato, quello si trova ad oggi in delle difficoltà veramente, veramente serie, anche perché le stesse assistenti sociali cercano di agire sui casi estremi, sui casi più drammatici, e le persone che si ritrovano, la persona, il familiare ammalato in casa, non sanno veramente a chi rivolgersi. A me tante volte vengono a dire effettivamente l'assistenza che mi viene data, quelle due orette alla settimana, di persone che non sono neanche formate e che non hanno neanche la competenza per svolgere delle mansioni di un certo tipo, perché tante volte delle persone arrivano a prestare le loro ore di assistenza, ma magari la persona ha delle difficoltà fisiche per le quali avrebbe bisogno di un infermiere o delle persone comunque adatte con delle formazioni per dar loro un sostegno e per dare altresì un respiro alla famiglia. Effettivamente questo della sanità sappiamo che è un pozzo senza fine, le risorse non mancano mai, ma proprio in questo momento così delicato, dove le persone si trovano ad avere dei problemi così seri, e, cioè non possiamo pensare di non trovare una soluzione, di non trovare una soluzione per i disagi delle famiglie e per la salute delle famiglie. Le malattie e la povertà, come ormai stiamo dicendo da giorni, da mesi, stanno dilagando sempre più, e le famiglie si trovano in delle gravissime difficoltà, e tanti anche con me si lamentano che manca un grande centro di riabilitazione, e non sanno poi neanche dove mettere il familiare per far sì che questo si riabiliti, questo, quindi anche costretto a rimanere in una struttura ospedaliera
poi viene portato a casa e lì magari degenera poi con la fine che non si sa, perché non ha neanche la possibilità di rimettersi in gioco con una valida riabilitazione. Quindi la questione dell'assistenza è una questione davvero davvero delicata, che purtroppo anche qui si sta tentando di fare, però per il momento è un microcosmo che avrebbe bisogno di essere accudito molto di più. Effettivamente senza i soldi è veramente difficile portare avanti la parte assistenziale, ma secondo me sarebbe anche necessario un metodo e un criterio per riuscire almeno in certi casi ad essere d'aiuto e di sostegno alle famiglie. Fulanice, come ci si sente a... Premesso che voi non siete in regione, quindi non portate a casa i maxi stipendi, ma anzi nella tabella in cui vedevamo i compensi del presidente del consiglio comunale, sinceramente facevamo i conti, arrivava a 4 ore all'ora con tutte le ore che stai. Ma come ci si sente moralmente? Poi dopo tutta una giornata che vedi problemi di qua, problemi di là, la gente così, gente colà, e su e giù, perché magari qualche consigliere che fa il figo, che dalle tessere degli autobus che ha preso un tocco, cioè roba che serve un poco o niente, no? Com'è moralmente il fatto di dire ho ascoltato tanto, sono comunque in una posizione dove in teoria potrei fare qualcosa, però poi dopo mi fermo davanti a un muro dove abbiamo 100+ milioni di euro disponibili in cassa e non ne possiamo tirare fuori neanche uno, ce n'hai da buoni padri di famiglia, come dice sempre Casolini, no? Cioè, comunque in questi anni le amministrazioni hanno accantonato proprio per i momenti più brutti, adesso che sono momenti più brutti, questi ci hanno preso i soldi, di fatto ce li hanno, Roma ce li ha confiscati poi di fatto. No, si può tranquillamente usare questo termine, perché sono lì bloccati. Per quanto riguarda il nostro comune, credo che siamo oltre gli 80 milioni di euro bloccati nelle banche a causa del patto di stabilità. Credo che a livello nazionale siamo a livello di 7 miliardi di euro bloccati nei vari enti locali, che secondo me in questo periodo sarebbero fondamentali per dare almeno un po' di respiro all'economia. 7 miliardi, comincia a discutere, di fare le puttanadine del 100.000 euro. No, perché soprattutto per esempio il comparto dell'edilizia, cioè, sta soffrendo in modo incredibile, questo blocco anche dei lavori pubblici, che poteva essere almeno uno sfogo, una valvola d'ossigeno, perché sappiamo benissimo che il comparto privato è stagnante, non si costruisce, non si ristruttura, cioè, vediamo anche a Trieste cantieri bloccati, la Maddalena, il Silos che non si farà, cioè, pertanto l'apporto del pubblico sarebbe stato fondamentale in questo periodo, ma di fatto Roma ti blocca. E tornando alla domanda, non è semplice, perché anche noi, prima parlavo della capigruppo che incontrava aziende in difficoltà, devo dire che spesso si lottava contro i mulini a vento, perché non avevi nessun potere a parte quello di moral suasion nei confronti di queste proprietà, che però sedevano legittimamente, viste le leggi attuali. Poi potremmo discutere sulle leggi attuali, non so, a livello nazionale potrei citare la Fiat, che dopo aver ricevuto in tutti questi decenni finanziamenti che se la poteva nazionalizzare un 3 volte, se risparmiare sulle tasse sostanzialmente strafrellandosi del passato, dei lavoratori, e di queste scelte. Per esempio a livello locale possiamo citare la Stock, e quella volta eravamo anche molto, molto critici con industriali, credo quella volta ci fosse Antonini alla presidenza, perché di fatto difendevano scelte che andavano contro gli interessi della città.
Dicevo, accogliere tutte queste persone ben sapendo che il tuo potere è pari quasi a zero, ti poni la domanda, è utile comunque sentirli, ma poi ti rendi conto che questi lavoratori sono anche felici del fatto che gli esprimi la solidarietà di tutta la città, perché in quel caso rappresenti tutti i cittadini di Trieste. E poi ti dà soddisfazione quando riesci quelle poche volte magari a risolvere la situazione. Cito un esempio di pochi mesi fa, Saba Italia, che primariamente voleva licenziare una dozzina di lavoratori, poi siccome in quel caso il comune aveva un potere contrattuale perché era in vigore un contratto tra Saba Italia e il comune per la gestione di tutta una serie di parcheggi a pagamento cittadini, in quel caso potevi anche impugnare, diciamo, le varie clausole di questo contratto e abbiamo ottenuto che le conseguenze sono state praticamente nulle per quanto riguarda l'occupazione a Trieste. Sai, Sono so che queste andare, soddisfazioni. ragazzi, andare, io già mi immagino da marchigiani che parla con quelli di Sam Italia. Tu fai così e basta. Sì. Perché No, sai, è tremendo la marchigiana. ma sì, devo dire, qualche volta apprezzo nella Marchigiani, pur non essendo d'accordo poi alla fine su alcune scelte fatte, si parlava prima del piano del traffico, però una cosa che sicuramente non potrò mai imputare all'assessore all'urbanistica è di essere indecisa, perché ha le idee chiare, Anche poi uno, troppo. E va no, ma, avanti, sì, ma sì. poi uno può essere d'accordo o meno, però almeno lei ha le idee chiare. Sono più contento di un assessore di questo tipo che di un altro che non sa esattamente cosa vuole fare, Senti, che facciamo un decisione attimo un prendere. gioco. Più contento Beh, dell'assessore alla cultura. quello è un fantasma. Per cui. Senti, Istok, facciamo un giochino perché la gente ovviamente non è che si può ricordare o può aver visto tutto, ha seguito tutto il piano regolatore, il piano del traffico e quant'altro. Io ti faccio, ti dico 10 o 12 parcheggi a Basovizza. Io mi ricordo che a un certo punto ci siamo messi tutti quanti a ridere perché c'era una tariffa gialla, se non sbaglio, e qualcuno ha proposto, visto che era. I 10 parcheggi erano di fronte al monumento della Stella Rossa, avevano proposto di dire, dai, facciamo il parcheggio anche lì rosso, così facciamo l'abbinamento, parcheggio monumento tutto rosso. Ti ricordi? Senti, Ma ma fare i no, parcheggi lì a pagamento, ma per che motivo? Cioè. allora, per uno che non conosce la situazione di Basovizza, forse poteva sembrare strana una scelta di questo tipo, però per esempio prima si parlava chi viene a visitare il consigliere, per esempio da Basovizza ha avuto più segnalazioni e concordo, la situazione attuale è ingestibile perché veramente il centro di Basovizza è di una pericolosità non da poco, soprattutto perché ci sono dei cittadini che parcheggiano in modo non proprio consono e dunque c'è tutto un problema di traffico, di attraversamenti pedonali non protetti, di marciapiedi Vabbè, teniamo mancanti. Luigi No. Gessi piuttosto. Ma sì, credo che la scelta, io fra l'altro non ero d'accordo nell'eliminare in quel caso il parcheggio a pagamento, che anzi avevo proposto semplicemente un emendamento in cui si diceva di ovviamente abbassare la tariffa, ma soprattutto di non far pagare la prima mezz'ora perché c'è un continuo via vai di gente. E dedicare un parcheggio a pagamento, che in realtà poi per uno che va a comprare lì non paga nulla perché ci sta meno di mezz'ora a fare la spesa piuttosto che a comprare qualcosa, So. in quel caso secondo me il parcheggio a pagamento aveva una logica. Poi
che lì in realtà si dovrebbe investire un po' di soldi per modificare tutta la viabilità, è un altro paio di maniche, ma sappiamo benissimo qua non ci sono i soldi per mettere a posto le scuole, ovvero ci sarebbero i soldi ma non si possono utilizzare per mettere a posto le scuole che sono in condizioni pietose, figuriamoci se la priorità diventa la viabilità, la soluzione. Ecco, ci arriviamo un po' verso la fine. Dai Cristo, andiamo un po' sul ragionamento. Come funziona? Io voglio mettermi in contatto con un consigliere. Come funziona? Beh, io mi ritrovo molto spesso delle mail di persone che non conosco e mi trovo la mail dove mi chiede se per cortesia possiamo trovarci magari con l'oggetto per espormi la problematica in una maniera, una tra le più semplici, anche perché in genere le persone che ti contattano, almeno per quanto mi riguarda, non sono quasi mai amici o persone comunque conoscenti, ma i contatti ti arrivano da persone esterne, quindi il contatto mio più diretto in genere è proprio quello che arriva tra mail e quindi deduco che le persone vadano a ricercare i nomi dei vari consiglieri e poi scelgono la persona che in quel momento sembra loro più idonea, a questa si rivolgono. E come detto anche prima dal consigliere Furlanic, penso che il ruolo del consigliere comunale, nonostante tutto, nonostante che il consigliere comunale si trova assai spesso con le mani legate, però è proprio quello di essere di fungere da intermediario tra cittadino e istituzione, e i cittadini sentono molto forte lo scollamento tra le istituzioni e loro stessi, e quindi riuscire ad avere il contatto con il consigliere dà loro una certa sicurezza, e quindi penso sia comunque un ruolo importante proprio per questa vicinanza. E nonostante la crisi, io vedo che i cittadini hanno sempre più voglia di partecipare attivamente alla vita del paese, forse perché si stanno ribellando e forse perché vogliono farsi sentire e hanno capito che devono alzare la voce per riuscire ad essere proprio presenti e per riuscire anche ad essere ascoltati, e questo mi sembra molto importante. Ultima domanda per tutti e due, che è la stessa. A prescindere che poi dopo ovviamente ogni assessore e ogni sindaco ha più le sue idee, è più disponibile e meno disponibile. Quanto è facile o difficile, a seconda se uno è consigliere di maggioranza o di opposizione, se uno è di maggioranza magari sta sulle balle a mezza maggioranza, se uno sta di opposizione però magari sta coccola alla maggioranza oppure sta qua all'opposizione, quanto poi i consiglieri in queste varie fasi riescono poi dopo a incidere, che stiano di qua o di là, con la giunta? Perché poi dopo c'è anche il rapporto umano o il rapporto del baretto tra una pausa e l'altra del consiglio. Furlanic. Ma ovviamente il potere di incidere di un consigliere di maggioranza è superiore a quello dell'opposizione. Ma il problema è che siamo arrivati in un periodo in cui mi pare che in generale la politica incida poco. Mi pare che a decidere ormai siano sempre più tecnici, funzionari, e questo è quello che mi fa più male, è che spesso mi pare che sia la politica contenta di questa situazione, perché può diventare una buona scusa il fatto che io vorrei farlo ma i tecnici funzionari mi bloccano. Pertanto, credo che si debba ritornare a una politica che decida di più, perché le scelte devono essere politiche e poi i funzionari e i tecnici sono lì a mettere in pratica quelle che sono scelte politiche e non in contrario. Non è che la politica deve adeguarsi alle scelte fatte dai tecnici. Se mi permettete, solo volevo concludere con un breve aneddoto per capire ormai lo scollegamento che c'è tra livello locale e livello nazionale. Il 10 febbraio era ospite in Consiglio Comunale il Presidente del Senato Grasso. Ebbene, devo dire che mi ha impressionato il fatto che, di quanto è rimasto sorpreso il Presidente del Senato Grasso
della solennità e del Consiglio Comunale. Non so cosa si aspettava, però era veramente piacevolmente colpito. Il che mi fa pensare che a Roma molti non hanno idea di cosa sia un consiglio comunale, di come funziona la politica, quella ai livelli più bassi, quella a contatto con la gente. Probabilmente una volta, quando c'erano le scuole di partito e uno faceva tutta la trafila, sapeva molto meglio come funzionava la politica e pertanto poi magari dava risposte più concrete alla gente. Forse è il caso di tornare a quel buon esempio che magari su questo punto dava la prima Repubblica rispetto a questa. Tennis. Sì, io condivido anche quanto è stato detto dal consigliere Furlanic. Io non potrei snaturare me stessa, di conseguenza, anche se ora mi trovo in opposizione e anche se molte cose effettivamente non vanno, i miei interventi in genere sono costruttivi, propositivi, cerco di dare sempre qualche proposta migliorativa, perché questo fa parte di me stessa, e con gli assessori effettivamente non ho grossi problemi. Ovviamente in maggioranza il rapporto era di un altro tipo, di piazza, piacevano le belle donne, per cui no, di piazza ovviamente era... No, con gli assessori stessi ovviamente ti trovavi tu per tutti, confrontavi su diverse tematiche, quindi si era effettivamente più vicini e si cercava assieme di raggiungere poi degli obiettivi comuni. Però devo dire che con gli assessori non ho neanche io dei grossi problemi, seppur di maggioranza diversa. Però trovo anch'io dei problemi e degli inghippi a confrontarmi con i tecnici. Tante volte i cittadini mi segnalano delle problematiche, io mando le insomma, mail a Cosolini tecnici, ha ragione che ma arriva la mail dopo un mese. Insomma, allora Cosolini dico, ha ragione a dire che si funziona, allora io dico, non capisci niente. Giusto rispetto delle istituzioni e giusto rispetto dei tecnici, però dovrebbe esserci anche un giusto rispetto dei politici, che qualche volta effettivamente manca. Loro rimangono, quella forse sarà l'opzione. Noi ci alterniamo, oggi possiamo esserci, domani no, però ognuno nel rispetto delle proprie funzioni. Ecco, penso che il rispetto sia la base di un vivere civile e quindi questo dovrebbe essere da ambo le parti. Avendo visto un po' cos'è la vita da consiglieri, volevo sapere c'è ancora qualcosina che magari volevate dire, che magari mi è sfuggita, mi è scappata. Insomma, io i consigli me li faccio con... No, io volevo solo dire che abbiamo parlato effettivamente di crisi economica e sociale, dei problemi che stiamo vivendo nella nostra società, ma proprio in questa società il ruolo della cultura, anche se in questo momento potrebbe sembrare secondario, è un ruolo fondamentale, che non è quello di riflettere i problemi della società, ma è quello di elevare lo spirito e di aiutare le persone ad avere la speranza e ad andare avanti. Quindi anche se sembra per tante persone, che mi rendo conto sono secondale e banale e di secondaria importanza, invece anche in questo momento così delicato è un ruolo fondamentale. Se pensiamo anche nei tempi di guerra, tutti cercavano di andare a teatro per sviarsi un po' e deviare la mente, rare i grassi e cercare in qualche modo, anche se non è facile, di pensare positivo. Mi viene in mente gli inizi ambuscenti di Caldi sotto le guerre. Sì. No, io invece concluderei solo con un invito a tutti i cittadini che, se hanno qualsiasi tipo di problema, di scusate il gioco di parole, non farsi problemi a contattare un consigliere. Basta andare sul sito del Comune di Trieste, poi indipendentemente se si sceglie un consigliere di maggioranza o d'opposizione, credo che mai nessun consigliere ha sbattuto la porta a un cittadino che chiedeva delle informazioni e chiedeva aiuto. Pertanto siamo sempre disponibili, non siamo lontani, non stiamo a Roma, stiamo in centro alla città, in Piazza Unità, pertanto chiunque ha delle esigenze può tranquillamente contattarci. Poi se contattate Furlanic si vede anche il parcheggio in Granatieri. No. Va bene, abbiamo terminato. È stata carina, anche perché tante volte sentiamo i consiglieri scannarsi tra di loro, però poi dopo non sappiamo com'è il rapporto. Se vostro, era quella la finalità, credo. Dipende. Che hai sbagliato gli interlocutori, ha sbagliato gli interlocutori. Guarda, io finora sono riuscito quasi sempre a mettere d'accordo, almeno su alcuni punti,
sia l'ospite che stava a destra che l'ospite che stava a sinistra, quindi centrodestra e centrosinistra. E questo a dimostrazione del fatto che si può fare anche un buon ascolto facendo parlare, discutere le persone, cercando poi di arrivare a una concretezza, perché fare la giungla di scannamenti sì, è bello e divertente, però poi dopo, quando alla fine uno dice sì, ma io comunque continuo a non avere questo, ad avere questo, esatto, problema, quest'altro, e non riuscire a capire, perché io penso che se noi non riusciamo, cioè compito dei media è anche quello di far cercare di conoscere le persone, perché magari una persona può trovarsi più a suo agio nel modo di ragionare con la Dekic piuttosto che con Furlanis, certo, piuttosto che con tante altre persone. Quindi, perché ovviamente, sai, è un po' l'istinto da pigliare. Allora, cercare di far conoscere le persone che poi stanno lì e che ti possono dare una mano, perché magari, insomma, voglio dire, certo, tu probabilmente, visto che sei, con il fatto che non so, sappiamo, non tutti possono sapere che la Dekic è mamma da un anno e mezzo, che quindi può conoscere bene la situazione, certo, di questo. Istok magari conosce meglio i problemi delle viettine dietro via Crispi e via Ginnastica, dove ogni tanto ci troviamo. Per cui, insomma, ognuno è giusto, ognuno appunto che si occupi di quello che riesce al meglio, e soprattutto io che ho bisogno di voi vorrei cercare di capire, di conoscervi un po' più dal punto di vista umano, perché vedere quattro che sbaruffa, basta andare in piazza la mattina e di ormai gente li vedi da che qualsiasi si sbaruffa parte. No, ma anche gente che sbaruffa tranquillamente per qualsiasi idiozia, ne abbiamo molti. Grazie, ci vediamo la settimana prossima. Tra altre cose, io vi ricordo, sabato c'è il carnevale europeo, ci sono nonostante ci siano magari qualcuna che magari se facesse altre cose probabilmente forse che manca, per quello magari dopo si incavola, però insomma sarebbe bello, insomma cerchiamo di goderci questo carnevale europeo, speriamo nel Dio tempo che quello purtroppo non siamo non si può ancora andare in grado di gestirlo. E poi vi ricordo che trasmetteremo comunque la sfilata del loro carnevale. Grazie ancora, grazie a Manuela Dekic, grazie ancora a Istok Furlanic, visto che mi ha rotto le scatole, che, visto che dice che appunto una buona parte è della provincia slovena, e visto che noi qui, io mi ricordo anni fa facevamo anche il TG in lingua slovena prima della crisi, un saluto anche in sloveno per i tuoi fans. Lepo zdrav sem slovenskim poslušalcem. Grazie, arrivederci. Grazie.